Scontro senza esclusione di colpi al GF VIP 7 tra Attilio Romita e una concorrente, che è stata attaccata duramente nel corso della diretta con Alfonso Signorini del 19 dicembre. Dichiarazioni roboanti e che non hanno bisogno certamente di spiegazioni, visto che lui è stato molto chiaro. Colei che ha ascoltato quelle durissime parole del giornalista non è però rimasta in silenzio e ha replicato con forza. Questa settimana natalizia si preannuncia comunque ancora molto incandescente e turbolenta. Al GF VIP 7 Attilio Romita ha quindi esordito così nel suo attacco contro la concorrente. Per me lei è una pazza. Ha il sangue che non le arriva al cervello. Parole decisamente molto forti, che hanno trovato la risposta della donna, la quale ha preferito utilizzare l'ironia per controbattere. Lo so, quando si raggiunge una certa età manca il sangue al cervello eppure a lui non è che funzioni benissimo. Ma poi Attilio è passato alle accuse, riferendo un episodio negativo relativo alla coinquilina. GF VIP 7. Attilio Romita contro una concorrente. Lei è pazza. Durante questo confronto chiesto da Alfonso Signorini al GF VIP 7, Attilio Romita non ci è andato giù leggero e ha affermato: tutti quanti abbiamo detto sciocchezze e poi Charlie ad esempio mi dice che non ho più niente da dire e che me ne dovrei andare da questa casa. Comunque tornando a lei, c'è un'altra cosa stranissima. Ha detto delle cose ignobili contro due ragazze per bene e si preoccupa di farmi le pulci a una mia scivolata. Le chiesi aiuto quando ero sotto due treni. Mi aveva detto di non preoccuparmi perché lei era al mio fianco. E poi parla così. Attilio Romita non ha gradito affatto il comportamento tenuto da Vilma Goic, che a suo modo di dire si è inizialmente offerta come sua amica e poi lo ha tradito, mandandolo in nomination. A quel punto è intervenuta anche Oriana Marzoli, che aveva avuto un litigio con Vilma prima della puntata. Ho dovuto risponderle urlando, stava sbagliando e dopo è venuta a chiedermi scusa. Ce l'aveva con me, ma non era colpa mia. Ma infine Charlie ha confermato pure la sua volontà di nominarlo per non vederlo soffrire. Staremo a vedere se ci saranno margini per una ricucitura dei rapporti tra Attilio Romita e Vilma Goic. Intanto, potete rivedere qui il video inerente il battibecco avuto dai due e anche le affermazioni di Charlie Gnocchi e dell'altra concorrente Oriana Marzoli.